Qualcuno via social ci ha scherzato su, ma il punto è che la battuta è basata su una grande verità. Per 3 giorni, da venerdì a domenica, grazie al bel tempo e grazie soprattutto ad una tradizione di successo ormai consolidata, Quattro Case, frazione di Casalmaggiore, ha avuto più visitatori che abitanti, più avventori alla sagra di giugno che non residenti. Pienone per tutte e 3 le sere, scorte finite, e dire che in cucina si erano impegnati per farne abbondanti, visto l'andazzo delle scorse edizioni, è un buon colpo d'occhio che parla da solo. La formula è quella consolidata, voluta dal gruppo Emergenti di Quattro Case, con buon cibo locale e buona musica, un po' per tutti i gusti, dalla cover band di Vasco Rossi del venerdì alla riproposizione, in chiave spesso demenziale e ironica, di grandi successi con gli Spingi Gonzales, al DJ Lazzaro e poi, passando dal sabato alla domenica, al liscio con l'orchestra Felice Piazza. Il gruppo Emergenti di Quattro Case, che ha visto crescere i numeri anche legati alla corsa nel fango organizzata da tradizione sulla scorta delle Spartan Race, aperte però a tutti e dunque a tutti accessibili, organizza sempre 2 eventi, uno all'inizio e uno alla fine dell'estate, entrambi di stampo nazional popolare, per così dire, ma con una differenza sostanziale. Se le notti di Quattro Case di giugno sono la classica sagra per tutti i gusti, Quattro Case e le sue zucche, che si svolge l'ultimo weekend di agosto, si rivolge invece alla cucurbitacea arancione e a chi la ama, come dice il titolo stesso dell'evento. Insomma, un successo garantito e ora un paio di mesi per ricaricare. A fine agosto, Quattro Case sarà pronta ad accogliere il solito sold out.